Cari amici, buongiorno a tutti, ciao a tutti. Allora, quindi riepiloghiamo qua la situazione. Io ho dovuto smontare di nuovo la mia caldaia. Perché? Perché avevo lasciato questa scheda che avevo fatto il video precedente funzionante. Se non che si è presentato un amico mio che aveva una sua sorella che aveva la stessa caldaia mia e mi ha pregato di prendersi in prestito questa scheda. Io l'ho lasciata funzionante, quando lui l'ha provata me l'ha riportata dicendomi che era guasta, non funzionava. Io cosa ho fatto? Ho smontato la mia caldaia e l'ho provata e effettivamente non funzionava. Ora, smontando la caldaia, ho dovuto prendere quest'altra scheda e metterli a confronto, perché purtroppo da questo schema che ho fatto io non è che si capisce tanto il funzionamento di questa scheda, anche perché questa scheda è molto difficile a capire il funzionamento. Io ci ho tentato, però poi mettendo a confronto di qua, di là, un transistor, pippe e pappe, comunque ho rivolto l'attenzione, perché la scheda questa che funzionava, che adesso non funziona più, se questa, ora si sono invertite i vari problemi, no? Però ora vi dico cosa ho fatto io. Allora, praticamente, cosa ho fatto? In questa scheda che funzionava, ho controllato col test da qua a qua e mi dava un valore, non mi ricordo in questo momento che valore mi dava, ma e qua invece mi dava vuoto. E allora mi sono concentrato su questa situazione. Concentrandomi su questa situazione, che c'era? C'era il relè collegato. Ho detto io, e allora ora stacchiamo il relè. Ora, mentre stacco il relè, mi viene in mente che tempo fa, cosa avevo fatto io? Avevo scambiato questi due relè, erano quelli della scheda nuova, e li avevo messi qua. E questi li avevo messi qua. Ora, ieri, mentre lavoravo, ho tolto un relè, e allora, togliendo un relè, ho detto, ora cos'è che faccio? Ora faccio di nuovo, prendo questi due relè e li passo di nuovo nella scheda funzionante, e ho fatto l'inversione dei relè. Questi che erano montati qua, li ho passati da questo lato e questi li ho passati da questo lato. E ora il difetto si è invertito. Praticamente questa, che non funzionava, adesso la funziona, e questa va a fare lo stesso difetto che faceva questa. Ora vi faccio vedere il difetto. Prima vi faccio vedere questa funzionante, in maniera che ci rendiamo conto cosa devi fare, no? Attacchiamo la 220, guardate che è successo. Pronti? Via. Vedete? Si è accesa la lampadina. Ora, non simulando la fiamma, se ne va in blocco. E è giusto. Ok? Oh. E questa era quella guasta, che a sua volta, quando era guasta, faceva il difetto che fa questa qui ora. Sempre se riesco a metterla. Guardate che difetto che ho fatto. Io attacco la 220 e via. Vedete? Non fa niente. Praticamente io sento scattare il relè. Io sento che il relè si eccita e si disieccitano subito. Oh! E mi faceva questo problema, questa scheda. Io mettendolo a confronto, piripipere e pere pappere, cosa ho fatto io? Ho invertito
1, 2 e 3 che erano originali di questa scheda e che io l'avevo messi qua e l'avevo lasciati qua, ho detto io ora faccio l'inversione, li metto di nuovo al suo posto. Mettendolo al suo posto, il problema si è trasferito nell'altra scheda, in quella funzionante. Ora quindi, cosa ho fatto io? Ho simulato al computer un relè che non funzionava, che non faceva lo scambio, e al computer mi dava come se questo relè non facesse lo scambio. Questo relè. Ora io cosa voglio fare? Invertiamo questo, lo togliamo da qua, lo mettiamo qua, e questo lo mettiamo qua. E voglio vedere questa situazione, perché ora è diventato un poco... Perché ieri domenica, tutta la mezza giornata ha applicato a queste schede. Va bene, interrompo la cosa qua. Quindi amici, dopo aver staccato dal circuito questo relè, quindi il relè è RL1, allora il relè numero 1, me ne rendo conto che c'è un problema, che alimentando la bobina non si eccita. Vedete? Non succede niente. Mentre quell'altro relè il test non si vede qua, non si vede. Il test non si vede. Però si sente lo scatto. Sentite? Oh, mentre questo relè lo scatto non si sente. Sentite? Non si sente niente. Non succede niente. E allora il problema era sul relè. Il problema era sul relè. E allora, una volta che abbiamo capito che il relè, il problema è sul relè, questo qui lo rimettiamo al suo posto. Ora questa scheda dovrebbe funzionare. E così mettiamo in funzione di nuovo la scheda, quella nuova. Ma e questo qual è? Questo è quello nuovo. Questo appartenente a questa scheda. È già si è guastata. Ora, mi tocca smontare l'internamento per vedere che, se si è rotto questa, se si è rotto qualche filo. Ahi, qualche filo della bobina. Diciamo che alla simulazione, anche perché la simulazione non l'avevo fatta io così, perché ero convinto che la bobina del relè funzionava, non avveniva lo scambio, invece non avveniva lo scambio perché non funzionava la bobina. Non avveniva lo scambio perché non funzionava la bobina. Ci siamo? Allora adesso la possiamo provare. Cioè questa era quella lì che ci faceva il difetto. Ora vediamo. Vediamo adesso se funziona. Attacchiamo la corrente, via. Ecco, avete visto come funziona. E allora il relè guasto praticamente è aperta la bobina. Ora io mi tocca qua smontare e vedere se io posso recuperare questo, perché questo qua è un cavolo di relè che non è che non si trova facilmente, non si trova facilmente, sto a 48 volt, a 48 volt, dove lo troviamo? No, un relè a 48 volt, e non mi ricordo quanto, mi pare che era 6000 ohm, amici,
La cosa è molto critica, guardate cosa ho trovato internamente. Questa bobina è interrotta. Ora provo a dare un colpo di saldatura qua e qua per vedere che sta, magari si è, perché è talmente fino che manco si vede. Ah, col microscopio. È talmente fino che manco si vede il microscopio. Amici, con la ricerca che ho fatto nel mio magazzino ho trovato un relè a 48 volt che purtroppo non fa lo scambio. Ora io cosa ho fatto? Ho smontato internamente il relè e ho visto che lo scambio c'è, solo non esce fuori. Ora vediamo se io gli posso saldare un pezzettino di filo in uscita, in maniera che io mi provoco anche lo scambio e così potrei tentare di utilizzare questo. Non so poi la posizione come lo devo mettere, ma comunque tenterò di fare qualche cosa. Non ce l'ho questo. A dire la verità, a denarlo non lo so se vi è facile trovarlo questo relè a 48 volte. Non l'ho potuto riparare, vedete, non l'ho potuto riparare praticamente. Qua la situazione è molto molto, i fili sono molto fini, chissà dove è l'interruzione. Niente da fare, non l'ho potuto preparare questo. Perciò o è da ordinare o è da fare qualche cosa. Io ci tenterò con questo qua. E vediamo se riesco a concludere qualche cosa. Vabbè, ci sentiamo dopo. Amici, guardate che lavoretto che ho fatto. Ho fatto un buchino e ho saldato il filo nell'altro contatto. Ora lo tagliamo. Lo lasciamo più lungo in modo che quando lo devo entrare nel circuito mi entra più facile. Ora poi dobbiamo vedere come lo dobbiamo sistemare questo questo, perché la pietinatura non è uguale. Quindi, amici, ho preso questo relè, ho saldato nei contatti dei fili più lunghi e li ho inseriti al punto giusto dove li dovevo inserire. Qua addirittura è stato toccato con la resistenza e ho dovuto piegarlo un poco. Questo qua ora qua si potrebbe pure incollare con l'attac, che in questo momento non ce l'ho, però già è rigido, già, ora rompiamo qua i fili e poi lo andiamo a provare e vediamo se abbiamo risolto il problema. E vediamo se abbiamo risolto il problema. Questo è così. Speriamo il telelegra non tocca in nessun posto. Ok, la prova del 9, vediamo un po'
qua passa corrente, allontaniamo la prova, no, attacchiamola a 220 e vediamo che succede. Funziona. Finalmente l'abbiamo sistemata. Pronti? Via. Funziona. Perfetto, ragazzi. Abbiamo sistemato anche questo. Allora, praticamente, ora vi dico cos'era successo. Era successo che ho prestato questa piastra a un amico per provarla nella sua caldaia, se non che ritorna indietro e mi dice che questa scheda non funzionava. Io questa scheda l'avevo lasciata funzionante perché avevo fatto pure il video. Comunque, ora il problema che faceva questa qui, che io sentivo che il relè si eccitavano e si staccavano. I relè, era un relè che si eccitava, poi non trovava il consenso dell'altro e si staccava. E io, giustamente, essendo che non ci sono delle spie, non capivo. Io pensavo che erano tutte e due, che si eccitavano e si staccavano. Poi, dopo tante peripezie, dopo tanti lavori, dopo tante prove, confronti con l'altra scheda, che ho dovuto smontare di nuovo la caldaia, insomma, confrontando con l'altra scheda, sono andato a finire al relè. Al relè trovo un relè con la bobina bruciata. Questa qui. Ora, il relè, io questo qua dentro non ce l'avevo, ne ho trovato una 48 volt con, almeno qua c'è scritto 48 DS, dovrebbe essere 48 volt, perché tutto scrivono tranne quello che devono scrivere chiaro, cioè non è scritto chiaro, però alla fine c'è un 48 DS, perciò presumo che è a 48 volt, ma comunque funzionò. In poche parole, la caldaia non, giustamente poi se ne andava in blocco, se tu continui senza fiamma se ne va in blocco, giusto? E allora ho trovato questo relè, era messo così, va bene? Con la bobina interrotta, non facendo lo scambio, questo si eccitava, scambiava, poi non trovava il consenso di questo e si staccava. E il circuito si staccava e se ne andava in blocco e non accendeva niente. Sistemata la piastra, adesso, cari ragazzi, vi saluto. Se non ho fatto una cosa pulita, nel senso di non aver messo un relè uguale, perché noi purtroppo riparatori siamo così, cerchiamo di riuscire a tamponare le cose utilizzando altri tipi di cose, altri tipi di relè, altre tecnologie, altre strategie, comunque. Anche se la piodatura non era uguale, io ho fatto i fili più lunghi, poi li ho messi al punto giusto e poi l'ho premuto un poco tentando di non fare toccare i contatti con qualche altra cosa. Va bene, tutto a posto, non tocca niente, questo non si muove. Ok, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e condividete. Iscrivetevi al canale. Ok? Ciao ciao, al prossimo video.